Cristian, entriamo nel vivo del campionato. Ecco, per quanto riguarda lo staff tecnico, qual è la vostra impressione? Dai, per quanto riguarda lo staff, ci siamo trovati. E Mattia, il preparatore dei portieri, si è aggregato a noi a inizio stagione. Piano piano abbiamo cercato di costruire buoni rapporti. C'è sempre uno scambio di idee tra di noi, cerchiamo sempre di mettere a punto il lavoro per trovarci pronti alla seduta successiva e anche alle settimane che verranno, in base anche alle squadre che affronteremo. Quanto riguarda il tuo personale, la condizione della squadra. Beh, dai, sembra che la squadra risponda bene ai carichi di lavoro. Sono un po' affaticati perché comunque alle spalle ci troviamo più di 2 mesi di allenamenti, quindi piano piano cerchiamo anche attraverso i nostri piccoli mezzi di valutare la condizione fisica dei ragazzi. Sei al secondo anno con la formazione, prima primavera, adesso junior. Ma la tua esperienza australiana di un po' di tempo addietro, ecco, quanto ti è valsa per dare il meglio in questa esperienza? Allora, l'età dei ragazzi era molto differente rispetto a questa e poi mi capitava anche di lavorare one to one, e quindi con il singolo ragazzo, e devo dire che è stata una bella palestra di vita, soprattutto perché sia dall'altra parte del mondo, la società dove lavoravo era una tra le più Lo titolate del possiamo dire, mondo. la Juventus. Sì, la Juventus, e perciò c'è un altro approccio al lavoro, un'altra metodologia, e mi è servita per, diciamo, portare il bagaglio di esperienza anche ai ragazzi che stanno intraprendendo questo percorso qua nel settore giovanile dell'Arezzo. Siamo alla vigilia di un confronto importante. Una squadra arriva un avversario, insomma, un pochino tosta. Sì, dai, diciamo che per ora la Recanatese sembra essere una di quelle formazioni che può lottare per i primi posti del campionato. Noi ai ragazzi gli abbiamo già fatto capire l'importanza della partita e cercheremo di affrontarla però allo stesso modo come abbiamo affrontato le altre compagini. Grazie. Grazie a voi.